Non mi devi disturbare, hai rotto il cazzo, caro Scanzi. Quando ti hanno cacciato dalla televisione perché hai superato le file, ti sei fatto fare il vaccino, soltanto io ho detto che era una punizione sbagliata, ti hanno anche ripreso. Quindi vuol dire che è stata una penalità ridicola. Però adesso basta. Io sono stato gentile, ho detto quello che penso, ma tu il mio nome devi dimenticartelo. Hai rotto il cazzo, ti è chiaro? Fascistello di provincia. E quando vai a raccontare in televisione dalla signora Gruber, una signora di una certa età, come tu diresti, quindi poco interessante per te, sono le tue parole, continuando a parlare dell'età della gente, ignorando quante persone di età matura hanno fatto e fanno cose straordinarie, a partire da Draghi. A partire da Draghi, a partire da Mattarella. Allora tu la devi smettere di rompere i coglioni. Voi di destra, dice a Borgonuovo, vi sentite inferiori perché non avete uno straccio di intellettuale da 300 anni. Siete costretti a brandire Sgarbi, Vittorio Feltri e Povia. Oltre al fatto che Feltri ha scritto cose bellissime e tu non hai neanche l'ombra del suo stile. Oltre al fatto che io non sono affatto un intellettuale di destra, sono uno che pensa con la sua testa, tant'è che sono stato il primo a dare la cittadinanza a Lucano, valutando l'ingerenza della magistratura che a voi tanto piace nell'attività politica. Ma questo è inutile che lo spieghi a te, che non sei in grado di capire, con i tuoi comportamenti sempre di chi pensa di essere il fenomeno, il più grande giornalista, tutte cose sono cazzi tuoi, ma non devi rompere i coglioni a me. Oltretutto dicendo delle balle che provano solo la tua ignoranza. Perché se vuoi sapere chi sono gli intellettuali di destra in questi ultimi anni, devi pensare semplicemente a Montale, a Eliot, a Pound. Devi pensare semplicemente a quelli che tu non conosci. A Pasternak, a Mauriac. Devi pensare a quelli che tu non sai neanche chi siano. Ti è chiaro? Ignorante! Ignorante! Poi tu adesso risponderai a me dicendo, vuoi darmi quel telefono? Che mi sono incazzato fuori di misura, perché non è che uno voglia riconoscenza perché è stato generoso con te quando eri messo nella merda, ma smettila di dire balle, smettila di dire stronzate, hai rotto le palle! Ti è chiaro? E allora, siccome tu non sai, Gino De Dominicis era un grande artista di destra. Alberto Burri era un grande artista di destra. Giorgio De Chirico era un grande artista di destra. Inutile ricordare, come hanno fatto altri, Céline, Palazzeschi, Pirandello, Landolfi. Tu hai detto una stronzata colossale e qualunque cosa tu risponda sarà soltanto per cercare di uscire dalla merda nella quale sei per tua natura. E non bastandoti, ti ricorderò anche Borges, 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 Tommasi di Lampedusa, ho ricordato Pastor, Gadda, Gadda, Guido Ceronetti, tutti intellettuali che, essendo di destra, essendo reazionari, valevano uno di loro mille dei tuoi, di quelli come te che si credono di sinistra, te Fedez, ignoranti come capre. E sareste di sinistra perché è chic essere di sinistra. Ce ne vogliono mille per farne uno di questi che ti ho ricordato. E quando ho detto i nomi di alcuni come De Chirico e Burri, potevo anche ricordare Carmelo Bene, che ho conosciuto bene. L'ho conosciuto, sono stato suo amico, e che era bizzarro, eccentrico, individualista. Certo non di sinistra, certo non comunista, non bastasse. Il più grande pittore degli ultimi anni del Novecento, che è Francis Bacon. Conosci questo nome? Conosci questo nome? Francis Bacon. Francis Bacon, il quale dice in modo molto chiaro che la sua posizione, eccola qua, voglio che la mia vita sia il più libera possibile, voglio solo il miglior tipo di atmosfera in cui lavorare. E allora in politica tendo a votare per la destra, perché la destra è meno idealista della sinistra, è meno piena di fanfaroni come te. E quindi uno è lasciato più libero
se non fosse intralciato dall'idealismo, che se non fosse intralciato dall'idealismo della sinistra. Sono convinto che per me la destra è il male minore. Francis Bacon, quali 300 anni? Studia ogni tanto, Scanzi, evita di dire cazzate, evita di dire stronzate, evita di saltare la coda per fare i vaccini. Tu sei anche quello che all'inizio dell'epidemia diceva ma perché non si può andare in giro tranquillo, poi ti sei pentito, sei un pentito, sei un piccolo pentito che crede di essere di sinistra. Ecco, non mi rompere il cazzo, hai rotto il cazzo, adesso dimentica il mio nome, dimenticalo. Io ho 68 anni, forse ne ho 69 fra un attimo, ma per quanto possa essere vecchio per te, sono infinitamente più giovane e più libero di pensiero. Tu sei già morto, sei morto, sei morto, e vaffanculo.